dovrei denunciare dire... gente no, tutti i giorni, no, no, lasciamo stare. No, io devo dire nei confronti della signora che non ha ottemperato. No, esatto, no, sì, sì, dovrebbe fare, sì, dovrebbe fare denuncia. Ma la esatto, fa, la ma sa cosa succede? Io lo so dire. Sparisce. Sparisce. Sì, oh, sparisce. Sì, sì, sparisce. Sì, 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 sparisce. Vabbè, subito, guarda, subito. 90 giorni spariremo di tempo. Allora, spariremo anche noi, guardi. Le dico una cosa di più, in confidenza, vi dico una cosa. Il comando dell'arma dei carabinieri generale a Roma è già venuto a vedere il nostro blog. Sicuramente voi ne sarete al corrente. Non leggetelo. Conosco, la prima volta leggetelo, ci sono tutte le prove. Leggetelo. E non ho finito. Guardi, leggetelo. Allora vabbè, ci dovreste conoscere perché leggetelo. Ci abbiamo abitato per tanto ripeto, tempo. È la prima volta. Abitavamo nella strada di Lano. Anni che io lavoro qua. Lei conosce il maresciallo Scaringella? Provi a informarsi come siamo messi da maresciallo Scaringella. Esatto, anche lui è venuto per dirci una bufala. Comunque, sì, va bene. Informarsi sulla persona perché se voglio chiamo per sì, certo, certo. Non è questo il caso, non è la circostanza, le ripeto. Da una cavolata siamo andati a fare un film perché non serve. Però io le ma dico, quella cavolata che io sono sotto estorsione. Signora, mi hanno ucciso i genitori, mi hanno ucciso i nonni, i cani. Ti hanno sparato nella macchina, mi hanno guardato sei cani. Guardi, sono in attesa di morte. Allora che sono i medici. Siamo allora, in Italia. Sono i medici. Non posso comprare una sedia, non posso comprare un vestito. Ma bisogna sempre parlare del intervento. È tutto collegato e tutto collegato a molti. È tutto collegato. No, no, no. Per la parrucchiera. Allora lo denuncio io perché metto in dubbio quello che io sto dicendo. Scusi, oggi, signora, le ho detto, lei per fare una cosa fatta bene, faccio denuncia. Vada in casa. Ma sparisce! Ma perché sparisce? Sparisce perché c'è qualcuno dall'altro che mette in atto queste situazioni. Che dà l'ordine. No, non capisco. Comunque guardi.